Ciao a tutti ragazzi, volevo parlarvi del mio Masada CR della AEK. Allora, ho deciso di prendere questo fucile qua perché mi piaceva molto come estetica, come potete vedere. Anche questo bellissimo spegnifiamma, molto, molto realistico, non i soliti tappini rossi del cavolo. Poi è molto ben rifinito dappertutto, molto, molto fatto bene. E diciamo, metà in metallo e metà in ABS, praticamente come quello vero, che praticamente ha il corpo centrale, tutta questa parte qua e tutto il RIS è qui sotto in metallo, mentre il calcio, l'impugnatura, questa parte copre il gearbox, il caricatore e il corpo, diciamo, dell'impugnatura sono in ABS, che è comunque una plastica molto buona, che ovviamente non è una di quelle solite plasticacce cinesi che si rompono subito. È un materiale molto, molto compatto anche l'ABS, quindi non vi preoccupatevi se non è completamente full metal, anche perché dopo diventerebbe un ASG molto pesante che è difficile da portare in giro. Già questa qua pesa diciamo 4 kg, 4,5 kg, e quindi ve lo dico che è già problematico dopo un po' tenerla in mano. Allora, questo fucile in dotazione ovviamente non c'era né questo e né questo, c'erano solamente le due tacche di mira, una e due. Quando lo comprate avete semplicemente il fucile e basta, non c'è nessun altro accessorio. Poi io, diciamo, ho deciso di comprare questo red dot olografico della Royal, che è un ottimo mirino e costa il suo giusto, ma ne vale la pena. Io l'ho pagato 54 euro, ma se voi siete disposti, compratelo che fate un buon affare. E questo maniglione che consiglio, prendete quello che volete, io ho preso fatto così, ma cambia niente, perché diciamo che dà più compattezza al fucile e ve lo tenete molto più ben saldo con la mano. Anziché tenerlo da qua, dopo un po' vi fa male il polso, fidatevi. Prendete un calcio per il vostro fucile. E, il caricatore tiene 300 pallini e si può estrarre da questo pulsante e da quel pulsante lì. Quindi è ambidestro, cioè di tutto, sia per il selettore della raffica e colpo singolo, sia di qua che di là. L'op-up trova qui, tirando questa levetta, così rimane aperto. Come potete vedere, eccolo qua. Qui dentro lo papà è trasparente, quindi è bello perché vedete anche i pallini che salgono. Quindi, se voi lo tenete aperto durante la partita, potete vedere se c'è il pallino o no, così siete sicuro che avete finito i pallini. Poi, con questo tastino qua, si va a chiudere l'op-up, ecco qua. Cos'altro dirvi? Ah, giusto, il calcio si può allungare su 7 tacche di posizione. Allora, sì, così, premendo questo tastino qua, che è anche dall'altra parte, lo potete allungare su 7 posizioni: 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E quindi diciamo che vi consente una maggior precisione perché ce l'avete molto più ben saldo alla spalla. E inoltre il guanciale si può inoltre alzare, si tira indietro, si alza e si rispinge in avanti. Come potete vedere è più alto, quindi vi permette di avere il viso più parallelo alle vostre tacche di mira o red dot. E lo richiudiamo tranquillamente. Così. Poi con questo tasto qua potete piegare il calcio in questo modo. Lo premete e lui si piega tranquillamente. Così. E viene piegato dall'altra parte. E volendo si può anche togliere premendo con un cacciavite questo tondino qua, che è un perno che si sfila. Il fucile si apre e si toglie il calcio e si può sostituire con un altro tipo M4 o qualsiasi altro modello.
Oppure semplicemente si può togliere e usare come che fosse un MP5, perché vi assicuro che è veramente corto, cioè, guardate, senza il calcio è molto molto corto. E adesso lo riapro, così, ed eccolo qua, il nostro CR. Adesso vi faccio dare un'occhiata al mirino Red Hot, faccio vedere un po' com'è strutturato, così vedete, adesso ve lo accendo anche perché sennò non ci capite un emerito cavolo. Si accende, allora è un po' scuro perché non si vede, però qui ci sono tre tastini, quello in alto tondo serve per cambiare il colore da rosso a verde, la freccettina a destra serve per accenderlo e per spegnerlo dovete premerle tutte e due contemporaneamente, la freccetta di destra e la freccetta di sinistra, e mentre è acceso quelle due freccette servono per cambiare l'intensità. Adesso ve lo accendo, così, adesso è verde, come potete vedere. Questo è il nostro mirino olografico, non so se si vede bene, eccolo lì, e spingendo questo tastino qua, è un po' problematico, comunque ce la posso fare, così diventa rosso, vedete, eccolo là. E per spegnerlo, come vi ho detto, bisogna premerli entrambi, cosa che sarà ancora più difficile per me in questo momento. Comunque lo provo a fare. E ora ho spento. Sono un genio. Ecco a posto. Masada CR. Io sono disponibile su Facebook. Mi chiamo Riccardo Luppi. E se volete contattarmi, lasciate qualche domanda qui sotto, quello che volete, io sono a vostra disposizione. Ciao a tutti ragazzi.